Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video dei 5 prodotti top del mese di marzo, Allora, voi non ci crederete, è sporca perché ovviamente la uso solo ed esclusivamente per quello che vi sto per dire. Allora, qui ho la confezione con quelli ancora intonsi, poi ne ho una che sto utilizzando per la cipria del Contro Baking. Ma al di là di questa specifica, un prodotto top del mese di marzo è questo spugnettina in un kit di Shein che c'è nel Netro 5. Allora, nel mese di marzo ho attraversato un po' una fase dove non capivo come mai coi correttori non ho trovato la quadra per un 2 settimanelle buone in questo mese, infatti ero presa abbastanza male, sapete tutta l'attenzione che ho per il contorno occhi. È un bel momento, ho detto, sai che c'è? Proviamo ad utilizzare queste. Io non lo so se è la combo del momento, di cui magari poi vi farò un piccolo update, perché sapete che ho smaltito diversi prodotti che sono per alcune cose molto in smaltimento. E è stato un po' un caos, dove la mia spugnetta mi mangiava il prodotto. Non lo so. Cioè, l'ho amata e la amo per tantissime cose, ma in questa fase non lo so come mai, non ci pigliamo, va bene? Detto ciò, prendo questo sfumino, ragazzi, a parte che adesso siamo quasi a fine giornata, ok, però dico, il trucco regge, come sfuma il correttore. Cioè, al di là del fatto che è un effetto ultra piallato, non c'è un effetto pieghetta, imprecisione anche nella parte dell'effetto lifting, io l'ho adorato, questo cosino in un kit di Shein che costa niente, lo ci trovano anche dai cinesi, eccetera. Ma ragazzi, mi ha veramente svoltato. Nell'ultimo periodo sto praticamente utilizzando questo, solo ed esclusivamente per le varie cose, ne ho uno per tipo, per intenderci. Appunto vi dicevo che questo è per il contro baking quando lo faccio, ok? Ma vi dico, se siete in una fase un po' così per quanto riguarda la zona del contorno occhi quando utilizzate il correttore, perché la spugnetta vi mangia il prodotto, non trovate una quadra tra pennelli, spugnetta, eccetera, provate questo. Vi dico, adoro, primo prodotto top di questo mese e vediamo quanto starà con me questo bellissimo effetto, stra mega consigliato, qualsiasi tipo, queste tipologie qua. Veramente, veramente, veramente ottimo, assolutamente consigliatissimo. Allora, proseguiamo. Come secondo prodotto top del... volendo potrei fare secondo e terzo prodotto top, perché obiettivamente uno è un rossetto, l'altro è una tinta labbra. Me lo concedete questo mese? Se mi seguite anche su TikTok, dove mi trovate come l'angolo di Kate sempre, trovate riferimenti nell'info box. A seconda delle mattine che ho tempo vi faccio un videuzzo lampo su TikTok, make-up check, rossetto insieme prima di entrare a lavoro, insomma mi diverto anche molto, a me TikTok piace, mi rilassa a scorrere, spesso e volentieri ascolto mental coach, psicologi, eccetera, cioè lo trovo utilizzato in maniera intelligente, un social intelligente, io condivido frivolezze come è giusto che sia, però devo dire che chi utilizza il social con il proprio mestiere, cioè io ascolto 2 o 3 mental coach che mi scorrono, che veramente a me piace molto seguire. In ogni modo non stiamo parlando del social di TikTok. Come primo prodotto top di questo mese, che da quando l'ho presa su Shein, comunque la metto in alternanza a quello che vi farò vedere dopo, e francamente, cioè, mi viene proprio da metterla nei 5 prodotti top di marzo, perché così è un top, veramente l'ho messa tantissimo. E sto parlando di una tinta labbra di Shiglam, che è la Naked Brunch, tra l'altro su Instagram. Una di voi gli ho anche risposto in un selfie makeup. Naked Brunch, della linea, costa 4,90€, cioè meno di 5 euro. Quando l'ho messa nel carrello ho detto, stiamo calmi, puntiamo su una tinta nude, così riusciamo a capire se ci piace o no.
Allora, vi dico, a me piace da matti. Se mi andate a vedere anche su TikTok e su Instagram, uno degli ultimi selfie make-up, la vediamo indossata. Questo è lo Swatches Naked Brunch, non ce l'ho su oggi, non è questa, anche se lo ricorda. Questo è quello di Astra che mi piace molto, Noblesse Oblige, e vi ho fatto il video su TikTok anche di questo. Cioè, a me questa tinta labbra piace da matti, l'ho messa tantissimo, la sto adorando. Credo che sarà forse una delle poche tinte labbra che andrò a finire bene, come si suol dire, fino all'ultima goccia. Mi piace da matti. È un effetto dura, perché dura, non come le mie amatissime Superstay Matic di Maybelline. Dopo pranzo bisogna ritoccarla, ma l'effetto è bello, si può stratificare, è un colore che sta bene con un sacco di look. Se non avete ancora provato questa tipologia di tinta, datele una chance. Questo colore ve lo straconsiglio. Il ragionamento di quando non si conoscono dei brand, dei prodotti di alcuni brand, a prescindere dal costo, soprattutto per le tinte labbra. Io quando punto su questi colori facilmente abbinabili, non strong, che stanno bene con un sacco di look, francamente la trovo una scelta intelligente che vi straconsiglio di seguire. A me questo piace da matti, veramente. Una tinta labbra ottima che vi straconsiglio. Non ha una durata come le Superstay Matic di Maybelline. Dopo pranzo si ritocca, però devo dire che non va via totalmente. E il fatto di doverla ritoccare si può stratificare, non si sentono le labbra piene di strati. Stramega consigliata, ottima. Sulla stessa scia, il terzo prodotto top di questo mese, marzo, il mese di tinta labbra e rossetto, è andata così, si va molto a sentimento. Di questi bullet lipstick, bullet si dice, penso di sì, di questa linea di Shiglam, che molte ragazze che ci collaborano li hanno ricevuti tutti, ho voluto, mi incuriosivano, sono dei cream to matte Rouge à Lèvres. Lipstick Take a Action, la colorazione Take a Action. Questo, a differenza della tinta, è un po' più rosato. Anche questo è un cream to matte, non ha una durata ottimale, si devono ritoccare entrambi dopo pranzo, ma la resa è molto molto buona, si può stratificare. Non dà neanche questo quelle problematiche di spessore, di prodotto che si sgretola, veramente veramente validi entrambi. Questo l'ho usato tantissimo in questo mese da che l'ho preso. Guardate la tinta che si sta, vedete che ha aderito bene, una buonissima resa. Mi piacciono veramente tanto, questo merita di diritto la terza segnalazione, il terzo prodotto top del mese di marzo, perché effettivamente sono stati pressoché una costante, ve lo straconsiglio. Se non avete ancora provato nulla di questa tipologia di prodotti, date una chance, perché innanzitutto non costano tanto e sono effettivamente molto validi. A me piacciono tantissimo, ve li straconsiglio. Allora, come quarto prodotto top del mese di aspettate, come quarto prodotto top del mese di marzo, vi devo andare a menzionare un profumo che mi è stato regalato da mio padre prima di Natale. Mi ha fatto un pensierino. Appena dopo che io avevo mandato online, mi ricordo, il primo Vlogmas di quest'anno era dedicato a tutti i miei profumi che hanno subito qualche piccolo update, qualche nuovo ingresso. Questo qui lo sto utilizzando chiaramente da dicembre, non ce n'è tantissimo, però perché ve lo menziono? Allora, voi sapete perfettamente qual è il mio profumo del buon umore, non mi voglio dilungare a riguardo perché mi segue lo sa, e questo rimane il mio profumo del buon umore. Mamma mia, cioè voi provate questo e so che qualcuna di voi che me l'ha anche scritto, tra cui Giovanna, che vi piace molto e sono molto contenta, cioè questo è inebriante, questo veramente mi riassesta. Devo dire che in questo mese l'ho utilizzato parecchio per N motivazioni che chiaramente non vi verrò qui a dire, però mi piace veramente tanto, ve lo straconsiglio. Ma non è questo il quarto prodotto del mese. Il quarto prodotto top del mese di marzo, vi devo nominare questo perché se l'è giocata molto con il profumo Tesori d'Oriente,
E devo dire che gli devo dare la possibilità di rientrare nei 5 prodotti top di questo mese perché mi sono resa conto di averlo pensato e di averlo cercato. Per me il profumo è una componente molto importante e a seconda di come mi gira la mattina scelgo che profumo mettere. Quindi immaginate che importanza do ai profumi, oltre a lavarsi, eccetera. Ed è una componente importante da un punto di vista di pulizia e di lasciare una buona resa dopo una buona pulizia e un buon lavaggio. Però è comunque una componente che mi piace e questa, a differenza del mio profumo del buon umore, che è fresco, inebriante, floreale, ma non stucchevole, e credetemi che è una sottigliezza non da poco, questo, il contrasto tra la nota di testa melograno e il sottofondo di tè rosso, è arabeggiante ma non troppo, speziato ma non troppo. Si sente il tè, ma mixato al melograno hai proprio una sensazione di avvolgimento caldo, ma allo stesso tempo fresco. Vi dico, questo mese ha avuto una buona riuscita sul mio umore, sul mio desiderio di profumo. E francamente, grazie pa del regalo, del pensierino appunto, me lo godrò fino all'ultima goccia, potrei assolutamente riprenderlo, melograno e tè rosso. Vi dico, io ho delle predilezioni, ho dei prediletti, orchidea della Cina, ma mi piace anche molto spaziare e devo dire che questo che mi è stato gentilmente regalato da Big Daddy, l'ho apprezzato perché ha dei contrasti molto buoni, ci sono alcune mattine che mi ci ritrovo e mi piace proprio scegliere il profumo in base a come mi sento, lo trovo una cosa bellissima che tra l'altro aiuta anche i pensieri, la mente, non lo so, la profumoterapia, mi verrebbe quasi voglia di dirla, è molto arabeggiante, infatti si chiama anche Persian Dream. Un contrasto caldo, avvolgente, speziato ma non troppo, merita una menzione. Poi vabbè, i packaging di Tesoro d'Oriente li amo alla follia, questo non è da meno. Ripeto, il mio profumo del buon umore rimane quello, ma questo, buonissimo. Mi stava pure cadendo. Allora, come quinto prodotto top di questo mese, devo dire che questo mese ho utilizzato un po', perché vorrei riuscire a finirlo, il fluido con SPF 50 della linea della Sirenetta che mi è stato regalato l'anno scorso al compleanno, Face Fluid, vedete, SPF 50. Devo dire che in questo mese l'ho utilizzato un po' di più, un po' perché avevo voglia e un po' perché lo voglio finire prima del prossimo change climatico, anche perché adesso sembra novembre, però dettagli. Dicevo che complice questa cosa, chiaramente una volta che si mette un fluido, un Perfecting Face Fluid ad alta protezione, chiaramente bisogna sfumarlo, spalmarselo, spantegarselo sul viso. E sono andata ad utilizzare questo make-up brush che io ho preso su Shiglam, che è il dupe di... Allora, io l'ho scoperto grazie a una ragazza su TikTok che l'ha preso e ha detto che è il dupe, se non vado errato, di Make Up For Ever, Marc Jacobs. So che era uno di questi due. Io mi sono lanciata, costava 1,80 euro, ho detto, sai che c'è, buttiamolo nel carrello. Poi, io che non uso fondotinta, parliamone, però poteva sempre venire buono per maschera, eccetera, per il prezzo che aveva l'ho lanciato nel carrello. Questo qui che mi era stato regalato, appunto, ce l'ho e per i motivi che vi ho detto vorrei cercare di smaltirlo fino al prossimo change climatico. E ho detto, proviamo. Vi dirò che questo pennello, complice al fatto che più giorni ho utilizzato il fluido colorato con SPF 50 da mettere, sono andata chiaramente a spalmarlo con questo prodotto. Mi piace perché a differenza di altri pennelli da fondotinta, poniamo il caso che io non li uso per i fondotinta, bensì per le maschere, però vedete i pennelli a lingua di gatto che tendenzialmente vengono utilizzati per il fondotinta, sono più alti, più snelli, più corposi. Questo sembra un po' da pittore, vediamola così. 50 euro non li avrei mai spesi per una roba del genere. Meno di 2 euro ho voluto dare una chance a questa imitazione.
E devo dire che questa diversità, cioè, ti permette proprio di sfumare bene il prodotto e soprattutto non va nelle pieghette, perché ha questa cosa che tu vai a lavorare soprattutto nella punta e vai verso l'alto e si sfuma benissimo. Poi vai a ritoccare con spugnette, eccetera, a seconda di quelle che sono le caratteristiche di ognuna di noi, di ognuno di noi. Però vi dico che effettivamente ho notato che ha fatto molto bene il suo dovere, assolutamente da tenere in considerazione fino a che non è finito questo. Poi, se dovessi avere qualche altra turba di qualche prodotto super wow, potrei anche provare a sfumare magari leggermente il correttore, visto che ho attraversato questa fase, anche se, come vi ho detto, come primo prodotto top del mese, questo mi ha aiutato tantissimo. Però devo dire che se siete fondotinta addict, questo pennello Sushi Glam, mettete pennello fondotinta Marc Jacobs o Make Up Forever, che vi esce perché lo collegano al dupe, non mi ricordo più chi è dei due, però provate. Se siete fondotinta addict, dategli una chance, o se come me buttate ogni tanto nel carrello di Shein, provate. A me questo è piaciuto, ho notato che ha fatto particolarmente bene il suo dovere e gli do la possibilità di essere il quinto prodotto top di questo mese di marzo, proprio per il fatto che appunto ho utilizzato molto di più un Perfecting Fluid con SPF 50 di Kiko Milano, appunto. E niente, questo è il quinto prodotto top di questo mese. Nulla, spero che i 5 prodotti top di questo mese vi siano piaciuti, che vi abbiano dato qualche consiglio utile, spunto utile. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Se così è stato, vi invito a lasciarmi un mi piace, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi un like di supporto. Ricordate di seguirmi anche su tutti gli altri social che trovate nell'info box e ci vediamo alla prossima. Ciao!